ancora con i ricordi, gli insegnamenti, le riflessioni di padre Guglielmo Alimonti nel mondo di padre Pio. Generalmente da qualche anno dedichiamo il mese di settembre, anche un po' dopo, una riflessione attraverso proprio dei testimoni che hanno veramente vissuto padre Pio. Alla conoscenza, a rinfrescarci un po' le idee sulla vera umanità, sulla vera spiritualità, sul vero messaggio di padre Pio da Pietrelcina. E lo facciamo anche perché è un modo per prepararci ad un'altra grande festa per il mondo dei francescani, che è appunto la festa di San Francesco d'Assisi. Oggi vogliamo ancora, grazie ai ricordi, alle testimonianze di padre Guglielmo, vedere l'umanità di padre Pio. Spesso e troppe volte, e in maniera infondata, padre Pio è stato accusato di essere borbero, di essere rigido, di maltrattare la gente, quindi in un certo senso di essere una persona, un uomo poco umano, ma così non è affatto. Padre Guglielmo Alimonti ricorda che padre Pio, senza che lui chiedesse nulla, in un tempo della sua vita lo guarì da un forte mal di schiena. Ma aveva un altro problema. Faceva veramente fatica, provando disagio e dolore, quando si doveva inginocchiare. E voi capite che per un sacerdote che deve presiedere l'Eucaristia, che deve presiedere azioni liturgiche, non potersi inginocchiare, quando la gente si inginocchia, restare in piedi, almeno in quei tempi, era veramente imbarazzante. E padre Guglielmo aveva nel cuore questo desiderio. Dice: io adesso gli voglio chiedere anche se mi può guarire da questo fastidio alle ginocchia. Lui sapeva nel suo cuore che comunque questo non era un impedimento per l'esercizio del suo ministero sacerdotale, ma provava questo grosso imbarazzo. E a un certo punto dice proprio lui e racconta, facendo mente locale, dice: padre Pio sa tutto di me, tant'è che un giorno, dice padre Guglielmo, mi disse: Guagliò, io ti rivolto come un calzino, cioè io ti conosco, so tutto di te anche quando tu hai paura oppure non mi dici tutto di te. Studiai bene il momento, dice padre Guglielmo, il momento più opportuno e le parole più adatte per chiedergli appunto questa grazia di togliergli il fastidio che aveva e che provava quando si inginocchiava. Al termine della confessione, che feci di primo mattino in sacrestia, umilmente gli confidai: padre, io faccio fatica a stare in ginocchio quando prego. Chieda lei a Gesù che mi liberi da questo fastidio. Sapete padre Pio come gli ha risposto? Gli disse: prega come puoi. Ecco l'umanità. Tu prega come puoi, perché il Signore non vede l'esteriorità, ma vede il cuore. Quindi non ti puoi inginocchiare? Non ti inginocchiare. Ti puoi inginocchiare? Inginocchiati. Che grande libertà di cuore e che grande libertà e maturità di coscienza aveva padre Pio. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!